Ciao a tutti amici, benvenuti cose di oggi. Oggi vi voglio parlare, vi voglio preannunciare del mio nuovissimo progetto, Weekend Project. Molto bello, in questo Weekend Project tratteremo di strumenti musicali. Costruiremo uno strumento musicale. Sì, Mirko Jax, oltre ad essere muratore, graphic designer, web designer, logo designer, muratore, scienziato e anche liutaio, cioè colui che liuta, cioè che aiuta, insomma, aiuta. Allora, il nostro strumento ovviamente non è un violino, perché il violino, diciamo, non è niente di che, è una chitarra, niente di che, ci metti quattro corde e sei a posto. Il nostro strumento invece ha origini molto più antiche, addirittura nell'era preistorica. Il nostro strumento sicuramente in Italia è molto poco conosciuto, è il famosissimo didgeridoo. Il didgeridoo ha un suono melodioso, molto armonico, molto bello, molte tonalità. Vi faccio un esempio, forse dal suono già potrete intuire di che strumento stiamo parlando. Stiamo parlando di questo che fa. Molto bello, molto bello. Che se non lo sai suonare viene così. Ovviamente voi tutti amici, quando farete il mio Weekend Project, direte: orca, ma come si suona? Mi viene questo effetto. Appunto, mi veniva anche a me all'inizio, ma mai ho già imparato. Allora, il didgeridoo è uno strumento australiano usato dagli aborigeni. Di solito si fa regolarmente, gli antichi lo facevano con rami di eucalipto mangiati dalle termiti in modo che sia cavo. Noi utilizzeremo dei tubi PVC e lo faremo. L'ho già praticamente la costruzione è molto semplice, basta che comprate tre pezzi a posto. Però lo vogliamo un po' piegare, vogliamo fargli la tromba alla fine, vogliamo dipingerlo con motivi aborigeni australiani. Quindi state con noi con questo progetto, canteremo, suoneremo di brutto. Marta contentissima, perché mentre studia questo, diciamo, è ambient, musica ambient. Allora, dicevo che io ho provato su una, mi viene abbastanza, ho già trovato il mio sweet spot, però non riesco a fare, ed è ovviamente la cosa più difficile, riuscire a tenere il suono continuo, un po' come se fosse una cornamusa, però la cornamusa è tanto facile, diciamo, la sacca piena d'aria. Questo lo devi fare te con la bocca, quindi mentre soffi, ispiri. La cosa è semplice, no? Praticamente soffiare e ispirare devi fare. Devi usare questi muscoli, non so se li avete voi, gli addominali, dovete spingere. Mi farò le prove, vi farò vedere poi come si suona. Va bene, voltiamo pagina, parliamo di. Stamattina, cioè l'ho iniziato l'altro giorno, l'ho finito stamattina. Ho guardato un documentario sull'Arabia Saudita. Ma l'Arabia Saudita è un posto bellissimo, dove c'è libertà. Allora, in Arabia Saudita innanzitutto non sono ammessi i visitatori. È già lì. C'era questo qua che ha fatto il documentario, è entrato facendo finta che doveva fare una compagnia, perché quando ci sono i soldi va bene, Comunque c'è una specie di sceicco che sta a capo, una specie di dittatore così, non si può assolutamente filmare, fare video di quasi nessuna cosa, poi ci sono le solite regole. Poi i bambini nelle scuole, ma io dico, adesso io non è che ho letto queste cose, il Corano, non lo so, tutti quelli che parlano ne parlano sempre pacifico, non lo so. Perché nei bambini alla scuola, almeno di questi che sarà stato un caso, è come dire, siamo andati a Milano e una scuola padana insegna queste robe qua. Sarà stato un caso. Facciamo vedere che proprio odiano gli ebrei e quindi morte. Gli ebrei morte. Poi tutti quelli che dicono contro l'ISO,
morti, tutte le religioni anche lì, limitofe, scia, qualcosa, loro infedeli, morti. Ma dov'è che si parla sempre di la pace nel mondo? Io tutte le volte che si parla di guarda che l'isma e l'armonia, ma non lo so a sto punto. Però come ho detto, magari sono andati tipo, sono andati a Vicenza e questo, no? E questo è quanto. Fatto sta che però al di là di questo c'è proprio un regime. Il bello è che per il bello e il brutto dell'Arabia Saudita è che gli occidentali sono amici, sono dei, gli americani cosa? L'Italia gli vende le armi. State almeno state zitto, basta, state zitto. Poi hanno fatto vedere che l'Arabia Saudita era anche praticamente ha creato un po' l'ISIS, hanno creato loro, no? E perché praticamente Bin Laden era anche lui era arabo, no? Dell'Arabia Saudita, tutti questi qua. Poi anche la guerra Bosnia-Herzegovina, che i serbi sono musulmani, e lì è tutto un truschino anche. C'entra anche loro, insomma. E poi vicino lì c'è, vabbè, gli stati caldi. Poi c'è sto cavolo di staterello fantoccio, secondo me, ed è gli emigrati arabi, dove tutti sembra che si stia bene, ma secondo me lì basta un non nulla e ciao. No, parlo di quelli occidentali che vanno lì, tipo, guarda come si sta bene, la benzina costa poco. Sì, stai. Lì basta un non nulla e ciao. Comunque, non ho finito, lo finirò, poi vi dirò, comunque. Altro che si parla sempre male, fa schifo qui, fa schifo qua. Cioè, tutti parlano male. Cioè, in Arabia Saudita non puoi assolutamente parlare male di niente. Appena fai... Ma però... Arrestato, impiccato, traditore, tutto questo qua. Picchiato. Olè, giustizia è fatta. Ultima pagina. Hanno finalmente trovato il fratello di un defunto che non si sapeva, non si trovava più la bara, no? C'era sto qua che è andato nel cimitero con la nonna, no? C'era uno che si chiama Deriso, quanto mi viene da ridere, Risaliti. In realtà era proprio Risaliti, perché è stata trovata la sorella. La sorella si chiama Rachele Risaliti e ha potuto confermare che suo fratello Francesco, morto nel 1980, è in quel cimitero lì e si chiama Risaliti Francesco, non Deriso Francesco, quanto mi viene da ridere. Quindi questa è la notizia del giorno. L'altra notizia del giorno è il gomblotto a dire che pale, ma io poi non lo so, ci sarà qualche americano che anche lui dice questo gomblotto, ma è una roba proprio italiana quella di fare sempre complotti, sempre robe dietro le spalle, dietrologie strane. Non lo so, fatto sta che c'è il complotto che Hillary Clinton c'ha il sosia. Ma anche se avesse il sosia, che se ne frega? Cioè, ok, ovviamente non è che alla fine vai a votare il sosia e alla Casa Bianca va il sosia. Magari a Bill Clinton gli sta pure bene, eh. È un sosia magari fatto meglio, Però, se mettiamo in una lì all'11 settembre ci è andato, poi si è sentita male, metti caso che ci andava il sosia, no? Che problema c'è? Insomma, è sempre la presenza sua, c'è, non è come dire vabbè, allora non sto male, non vado, no? Non me ne frega, vabbè, il sosia va anche bene, ma... Adesso l'unica cosa è che magari mettono un sosia perché lei praticamente sta morendo, allora ormai in fase terminale c'ha la polmonite, dicono, cosa io la polmonite non ho mai sentito da 20 anni a questa parte, uno che ha la polmonite in una settimana, 3 persone, un parente forse, non si sa, devono ancora diagnosticare, mi hanno detto polmonite, un'amica di Marta e adesso pure il Clinton, cioè non lo so. Fatto sta che ieri l'amica di Marta è andata all'ospedale. Polmonite, ma come polmonite? Io non l'ho mai sentito, cioè si sente come dire poi ti è venuta la polmonite, poi minchia Johnny cosa fa, sei andato in Alaska in mutande, no? Boh, si vede che c'è un virus di polmonite, altro che Ebola. L'Ebola proprio è stata una fuffa. Adesso ci vogliono infilare sto Zika, non so se in Italia è arrivata sta cosa. Vabbè, in Italia c'è il Nilo, la zanzara del Nilo, quelle stronzette lì,
sempre l'influenza del Nino, non so come si chiama. Qua c'è il Vica Zicavallo. Poi c'è qualcuno che lavora con me tutte le mattine. Zicavallo, sono arrivato. Ma cosa ne frega? È come l'Ebola, non gliene frega niente a nessuno. Poi ha detto madre che una sua amica venezuelana, cioè ha detto vabbè, in Venezuela tutti hanno fatto l'influenza da Zika, no? Cioè è come una roba niente di che. Sì, può capitare, ma non sappiamo, secondo me non le percentuali non sono neanche alte. Però può capitare che nasce il pupo, se c'è l'influenza nasce con la testa grande, insomma, quello che ci vogliono far mettere in testa, ci vogliono far mettere in... Ecco, vedi, i complotti li faccio anch'io, però anch'io credo ai complotti. Questo per me è un complotto. Praticamente nasce il pupo con la testa grande, però magari è un caso, cioè può essere proprio il virus, ma è un caso. Comunque questo diceva, ma in Venezuela tutti l'hanno fatto, come il morbillo, insomma, no? Tipo, se una donna è incinta c'è il morbillo, il pupo nasce bene o nasce male? Magari nasce male pure col morbillo, però non lo so. Fatto sta che questo è quanto, vogliono far intendere che lei non può governare, quindi non votatela, ma a me se va anche un socio non me ne frega niente. Voltiamo pagina. Donald Trump non lo so, boh, si spera. Ecco, quanto manca al giorno? Ah, manca un mese. No, anzi, manca meno di un mese. In meno di un mese sapremo chi è il presidente degli Stati Uniti. Stati Uniti nuovo. Potrà essere la vecchia con gli occhiali, malata di polmonite, il pagliaccio con i capelli biondi, col padre che era un KKK. Secondo me se va Donald non cambia quasi niente, poco, insomma. È tutto parla. Se va Hillary rimane abbastanza uguale. Poi lui dice, Donald, togliamo Obamacare, togliamo l'assicurazione come è stata fatta. Cioè non è una cosa che la switchi da un giorno all'altro, eh. È una cosa che fra 3-4 anni magari avrà rigirato un po' la frittata, ma niente di che. Quindi non so. Questo è quanto. Voltiamo pagina. Parliamo che a Brescia ai bambini delle scuole danno, ovviamente non obbligatorio, bisogna fare la richiesta, il cibo vegano nelle mense. Sì, ma a me va bene, non me ne frega niente, dategli quello che vuole, intanto se poi nasce male, cresce male, sarà colpa dei genitori, chi se ne frega. E mi spiace, ogni tanto ci sono le sfortune, te hai avuto la sfortuna di avere dei genitori vegani che ti danno alla mensa il meta, che non so neanche cos'è, il metanfetamine, no, il mate è una specie di bevanda, mi sembra, no? Il mate, il seitan, il tofu, allora, per me va bene tutto, basta che non triplicate i costi, se poi la roba vegana costa il triplo, sicuramente, lì deve pagare la mammina che vuole questa dieta qui. Comunque, hanno fatto bene perché ci vogliono delle cavie, che vengono nutrite con questi queste cose qua per vedere come si sviluppa, come crescono. Poi sicuramente io dopo i miei studi prevedo che verso i 10 anni, quando inizia a capire più, va a scuola già da solo camminando con i compagni, si sfonderà di pizza e Coca-Cola, cose che non ha mai avuto, e farà peggio perché avrà il complesso dell'inferiorità e divergeranno tutti come il piccolo Lucio. C'è da dire però che come tu, il piccolo Lucio, che è stato cresciuto a marmellate, ubaba e Nutella, non fa neanche bene così. Anzi, secondo me il trucco è proprio all'inizio. Però non lo so, adesso mi contraddico. Non vorrei dare ragione ai vegani, non lo vorrei. Non sia mai. Però secondo me quello che all'inizio, proprio all'inizio dai, è quello che poi avrai. Se te lo cresci come il piccolo Lucio, Nutella, da grande è un ciccione, punto e basta. Se te magari non gli dai niente come un vegano, da grande magari mangerà anche tanto, ma rimarrà magro. Non lo so, è come un imprinting. Tipo, se te al bambino
gli insegni a suonare uno strumento o gli insegni una lingua diversa dalla tua, da grande sarà bilingue, saprà suonare benissimo, sarà fantastico anche nella musica. Però se non glielo fai da grande non ce la farà mai impararlo. Cioè, ci dovrà spremere al pomodoro 1000 volte. E quindi questo quanto. Potrebbero avere anche ragioni vegani, però bisogna vedere, bisogna studiare queste cavie, le metteremo al laboratorio, le vivisezioneremo. Quando andremo a mettergli il vaccino, in realtà non gli daremo il vaccino, gli piglieremo il sangue per analizzarli. Olè, giustizia è fatta. Adesso ho inculcato anche la paura dei vaccini. Poi alla Zanzara ieri facevano sentire Brigliadori. Ma ho fatto sentire un po' di persone che quasi ignoravo l'esistenza. C'era la Brigliadori, che la conoscevo un po', che aveva delle teorie strane sull'alimentazione, ma adesso è diventata una specie di maga Circe, ti cura lei, insomma, chemioterapia, no, fai così, fai cosà, ok. Poi c'era Marco Picard, mi sembra, non lo so, uno che deve essere una specie di brigliatore, ma della motocicletta, no? Però lui si vantava di essere andato in tutti i bordelli del mondo per stilare una classifica. Però ha detto 200 euro un'ora, l'immortaggio, con quanti soldi spendi? Comunque, dopo averlo, inizialmente a sentirlo non mi dava l'impressione, dopo aver guardato la sua foto, adesso sono anch'io contro la prostituzione, perché porca puzzola, non si può obbligare una donna a andare. Cioè, non è obbligata, soprattutto, anzi, secondo me, se sei per la strada, allora dipende, cioè, se c'è per la strada libera, quelli lì annunci che sei però per te, lì puoi anche rifiutare. Ma se sei amiche che mi state seguendo, se voi che lavorate nei bordelli di Zurigo, dell'Australia, cioè, non è che ti puoi rifiutare, no? È come se mi rifisci, mi arriva un sito web e mi rifiuto. Sì, teoricamente mi potrei anche rifiutare, però poi storce il naso di brutto e poi magari una volta dopo non me lo dà più il lavoro, no? Quindi no, secondo me a un bordello non ti puoi proprio rifiutare, insomma. Se uno ti vuoi rifiutare, allora lavori per conto tuo. Quindi se... basta, sono contro i bordelli, chiusi di nuovo, tutte chiuse. Allora, giustamente, perché guardatelo, cioè non si può, non si può presentare così, deve portare un certificato, ma dell'ufficio di igiene. Cioè, tanto quanto va, che so, uno bellino, tipo, che so, Matteo Renzi, non è brutto, cioè non è bello, ma non è neanche, cioè siamo a livelli veramente inconcepibili, tutto rugoso, tutto ciccione, e basta, questo è quanto. Come se va Roberto Cavalli, ma dai, no, io mi rifiuto. Qua è proprio una violenza sulle donne, capito? E questo è quanto, giusto? Guardate il mio pranzo di oggi, 2 pesche e un pomodoro. Questa è la dieta Mirko Jax. La dieta Mirko Jax, ovviamente, per far casino, per far commenti, vi fa vedere solo che andiamo a mangiare le ostriche, che in realtà sto facendo una dieta extreme. Guardate cosa mi tocca mangiare, un pomodoro e 2 pesche. Tutto il giorno, Legge, si deve fare. Voltiamo pagina. Zanzara, Vassallo è stato arrestato, l'ho già detto ieri. Non ho sentito la Zanzara perché ieri ho sentito quella del giorno prima, no? Ci guarderemo oggi cosa dicono per trarre spunti. È stato rilasciato quello che aveva ucciso il senegalese Fermo. Ma Fermo è il nome? Aspetta, Fermo era il nome, perché Fermo è anche un paese, no? Comunque si è rilasciato, diciamo che se l'è cercata, però alla base di tutto c'era l'insulto, quindi secondo me doveva, diciamo, essere non rilasciato. Però diciamo che l'altro se l'è cercata, sì, nella concezione americana probabilmente l'avrebbero rilasciato anche da noi, perché innanzitutto è un bianco che ho ucciso, se era al contrario no, però è un bianco. Quindi lui praticamente è stato aggredito, si è sentito minacciato, ha risposto, e quindi lì è stata una legittima difesa, diciamo. Anche se all'inizio secondo me lui l'aveva insultato, ha detto brutto merda, gli avrà detto così. Però bisogna vedere, non lo sapremo mai i fatti realmente come si sono svolti. Questo è quanto, siamo
già arrivati, porca puzzola, abbiamo un sacco di altri argomenti da dirvi. Prendi Ciuschi. Ciuschi! A Ciuschi gli abbiamo comprato delle patte. Che di solito, vabbè, di solito i croccantini hanno sempre un profumo. Allora, sfido chiunque che quando avete sentito i croccantini del gatto non vi è mai venuta la voglia di assaggiarli. A me sì, ma neanche al limite più di tanto. Questi qua che gli abbiamo comprato, chissà cosa c'è dentro, l'impossibile, però profumo magicissimo. Un giorno ve li farò sentire. Allora, però